Quando vuoi. Ciao ragazzi, per Genova Rock stasera siamo al Mare di Notte di Voltri Fabbriche per la, se non mi sbaglio, quarta serata, quinta, quarta, qui ho perso il conto, di concerto rock per le mie dei Radio Gaga. Partiamo? Dai, parla un po' di te, dei Radio Gaga a 360 gradi. Di me c'è poco da dire, più che altro dei Radio Gaga, sono più di 11 anni che facciamo tributo ai Queen. Abbiamo una bella tournée quest'estate, siamo contentissimi di essere qua, che ci abbiano chiamato per fare questa serata. Qui c'è la maglietta, siamo felicissimi di questa causa. Ecco, scusa se ti interrompo, tirala un po' su. Eccola qua. Ecco, ringraziamo il nostro amico Silvestro De Montis, che probabilmente domani sera sarà presente a Borzoli, all'Angelo Azzurro, che grazie all'Oxen e a lui che è presidente provinciale ci ha donato queste 10 magliette più la coppa. È giusto dirlo, perché coi tempi che corrono, lui e il nostro amico Roberto Semino della palestra Golden Blue di Genova Sesti. Proseguiamo un po', come sono nati, com'è nata l'idea di Radio Gaga? Ma noi arriviamo da quello che era la fine del piano bar. Noi facevamo un piano bar un po' particolare, quindi con pezzi dei Toto, Yes, Genesis, Queen, Van Allen. A questo punto abbiamo deciso di intraprendere solo un discorso settoriale. Appoggiamoci. E da lì è nato il discorso dei Queen, siamo praticamente tutti fans dei Queen, e nell'aprile del 2001 è nata questa idea, e da lì abbiamo cominciato piano piano, il concerto è evoluto tantissimo, abbiamo sempre cambiato ogni anno la formula del concerto, e stasera facciamo una cosa molto strana che abbiamo già presentato per gli Angeli del Fango, e stasera facciamo questo concerto molto particolare e andiamo avanti. Ascolta, ho letto qui nella vostra biografia, a parte che lo sapevo già, ma perché il mio amico Giorgio mi tiene sempre sulle spine, mi dà sempre le dritte sui gruppi che andiamo a intervistare, ho letto che uno dei fondatori, se non il fondatore, è il grande Marco Bigi. Sì, assolutamente, Marco ha suonato con noi fino praticamente a 2 anni fa, grandissimo batterista, ci siamo divertiti come dei pazzi questi anni, poi giustamente magari era stanco, non lo so, ognuno poi fa scelte diverse nella vita e niente. Era con noi all'inizio della tournée 2 settimane fa a Valleregia, nell'occasione della nostra terza data, siamo rimasti chiaramente in ottimi rapporti, ci mancherebbe altro, però Marco è stato il cofondatore insieme a me del gruppo, sì. Non dimentichiamo che Marco Bigi è il batterista dei Beatnik, tra l'altro facciamo un piccolo inciso, domani sera probabilmente avremo all'Angelo Azzurro come ospite, mi ha promesso che verrà e sicuramente verrà perché è un uomo di parola, verrà Mauro Boccardo dei Beatnik, che è uno dei fondatori del gruppo storico degli anni 60, che tutti conosciamo. Ma com'è nata la vostra passione per, lo so che è una banalità, ma la vostra passione per i Queen e per Freddie Mercury? Ma i Queen sono stati insieme a un altro gruppo americano, indipendentemente dai Queen che sono. No, puoi fare il nome. No, io da bambino ascoltavo Kiss fondamentalmente e soprattutto i Queen. I Queen secondo me abbracciano a 360 gradi quelli che sono i miei gusti musicali, quindi passando dal rock al funky, insomma hanno fatto un po' di tutto. E da lì è nata questa passione. Noi con il massimo rispetto, senza voler imitare nessuno, li proponiamo cercando di renderli al meglio delle nostre possibilità. Tutto lì, in maniera molto genuina, senza davvero imitare nessuno, perché ci mancherebbe altro. Mercury e Queen sono assolutamente inimitabili. Ascolta, voi, se vuoi citare i nomi dei tuoi compagni di lavoro e magari spiegare ai ragazzi che ci seguono, e non solo ragazzi perché so che abbiamo anche tante persone non più giovanissime che ci seguono, sarà il fatto che siamo anziani, io, Giorgio e Mimo, ma abbiamo tanti fans che hanno superato gli Anta, senza andare avanti, diciamo solo Anta, se vuoi spiegarci un po' come si chiamano e cosa suonano, cosa suoni tu, un po' i tuoi colleghi, diciamo i tuoi compagni di viaggio. Allora, diciamo che partiamo da chi ha cominciato con me nel 2001, che è Fabio Peresinotti alla chitarra e alla voce. Poi abbiamo Fabio Zunino al basso e alla voce, Lorenzo Gazzano alle tastiere e alla voce e Roberto Maragliano alla batteria e alla voce. Abbiamo dei componenti aggiuntivi, nel senso che ci sono alcune serate dove, non so, per esempio Lorenzo Gazzano ha altre situazioni. Scusa se ti interrompo, ma Lorenzo Gazzano non è anche dei Beatnik anche lui? No, Lorenzo Gazzano è il tastierista degli Outside the Wall, quindi del tributo ai Pink Floyd. Perché mi sembra che l'altra volta suonava anche coi Beatnik, mi sembrava di averlo visto coi Beatnik, no? No, allora no, mi sono sbagliato. Può darsi che abbia fatto una serata. Ah, appunto, perché c'era, mi sembra, una sera c'era anche lui. Sì, sì, può essere, credo che abbia fatto una serata, ma un paio di mesi fa. Sì, 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 no. Chi suona in altri gruppi è Lorenzo, appunto, ma suona negli Outside the Wall, che è il tributo ai Pink Floyd. Quando non c'è Lorenzo, viene Andrea Antolini, lo sostituisce alle tastiere e alla voce. Ascolta un po', il pezzo che ti piace di più dei Queen?
Ce ne sono tanti, uno abbastanza non sconosciuto perché Radio Gaga. No, è il lato, diciamo, come se fosse nei vecchi 45 giri il lato B, Don't Try So Hard, che è in innuendo, un pezzo secondo me stratosferico, fantastico, non lo proponiamo spesso nelle nostre serate live, non questa sera però, che faremo una cosa molto particolare. Ho sentito che tu hai parlato di futuro, hai parlato di cose belle in previsione, cioè la vostra estate come sarà? Avrete delle tournée, avete qualcosa di particolare in serbo per i vostri fans? Sì, abbiamo già cominciato, abbiamo cominciato il 22 vicino a Ivrea, a Strambino, il 23 eravamo a Gavi, il 24 eravamo a Valleregia, adesso venerdì prossimo, quindi il 6, saremo a Calcinara, il 7 siamo a Viareggio, poi il 13 a Chiavari, il 14 saremo a Spezia e poi il 21 a Pegli, il 4 agosto siamo a Ciccagna e via discorrendo. Però avete un carnet molto molto pieno, siamo arrivati in fondo, probabilmente siamo per cominciare di qualcosa ai ragazzi che ci stanno seguendo, per cercare di fare in modo che le ultime due serate, domani sera ricordiamo all'Angelo Azzurro di Bosoli, dopodomani sera venerdì a Rock and Hard di Cornigliano via San Giovanni d'Acri, di qualcosa per il fatto che si possa ancora riuscire a rimpinguare il nostro piccolo contributo ai terremotati. Sì, è assolutamente fondamentale partecipare a situazioni del genere, perché obiettivamente noi abbiamo la fortuna di poter essere qua a fare qualcosa per qualcuno che oggettivamente ha subito un bel disastro. Allora, per Giorno Varocca, Carlo Barbero, dal Mare di Notte di Voltri, per la quinta o la sesta, non mi ricordo più, serata, con quinta, grazie, concerto rock per l'Emilia, ciao, a presto.